Le nostre emozioni sono notoriamente inarticolate, incomunicabili in termini verbali. La maggior difficoltà del romanziere è descrivere quello che i suoi personaggi sentono, cosa distinta da quello che pensano o che fanno. Possiamo descrivere i processi intellettuali nei più intricati particolari, ma abbiamo soltanto a disposizione un vocabolario molto rozzo, persino per le sensazioni vitali della sofferenza fisica, come ben sanno sia il medico che il paziente, per sua disgrazia. La sofferenza è muta, l'amore, la rabbia, il senso di colpa, il cordoglio, la gioia, l'ansietà abbracciano un grande spettro iridescente di emozioni di colore e di intensità svariati, che siamo incapaci di comunicare verbalmente, eccetto i triti cliché, cuore spezzato, spasimi di disperazione, oppure mediante il metodo indiretto di invocare immagini visive, e l'effetto ipnotico del ritmo e dell'eufonia che cullano la mente in un sogno ad occhi aperti. Si può così dire che la poesia realizza una sintesi fra il sofisticato ragionare della neocorteccia e i modi emozionali più primitivi del vecchio cervello. Questo indietreggiare per saltare meglio, che sembra sottostante ad ogni attuazione creativa, può riflettere una regressione temporanea dal pensare ultraconcreto neocorticale a modi più fluidi e istintivi di pensare limbico. Un regresso all'ess a servizio dell'io. Ricordiamo pure che talvolta dobbiamo smettere di parlare per pensare con chiarezza e il linguaggio è monopolio della neocorteccia. In modo simile, altri fenomeni discussi nei capitoli sulla creatività e sulla memoria possono essere interpretati in termini di livelli gerarchici dell'evoluzione del cervello. Così, per esempio, la distinzione che abbiamo fatto tra la memoria astrattiva da un lato e i fumetti emozionalmente significativi dall'altro sembra riflettere la caratteristica distinzione fra il nuovo e il vecchio cervello. Le conseguenze della innata schizofisiologia dell'uomo vanno così dal creativo al patologico. Se il primo è un rinculare per saltar meglio, il secondo è un rinculare senza saltare. Le sue forme variano da quello che noi consideriamo comportamento più o meno normale, dove una tendenziosità emozionale inconscia distorce il ragionamento in misura soltanto limitata, in modi socialmente approvati o tollerati, passando attraverso gli aperti o soffocati conflitti della neurosi, su fino alla psicosi e alla malattia psicosomatica. In casi estremi, la distinzione fra il mondo esterno e quello interno può confondersi, non solo attraverso allucinazioni, ma anche in altri modi. Il paziente sembra ritornare all'universo magico del primitivo. Si è raggiunta clinicamente l'impressione che questi pazienti mostrino una tendenza esagerata a considerare il mondo esterno come se fosse parte di loro stessi. In altre parole, le sensazioni interne si mescolano con quel che si vede, ascolta o che comunque si sperimenta, a tal punto che il mondo esterno è sentito come se fosse all'interno. Sotto questo aspetto c'è una rassomiglianza con i bambini e i popoli primitivi. Un esempio di tale confusione è l'osservazione fatta da una ragazza affetta da epilessia, parlando del suo primo attacco che era accaduto mentre da bambina stava passeggiando sotto un gran sole. Avevo in bocca un buffo sapore di sole. È una frase che avrebbe potuto scrivere un poeta. Ma a differenza di questa povera bambina, sarebbe stato consapevole della propria confusione.
something more to say.